Buon pomeriggio a tutti dal Milanista Park, siamo qui a registrare il sesto episodio della Serie A simulata. Anche andremo a registrare la giornata numero 11 e 12. Quindi ora vi passo direttamente al sesto episodio, ci vediamo lì. Eccoci qua al sesto episodio della Serie A simulata, modifichiamo qua la velocità della partita, andiamo a fine partita da Parma in Genova. Parma in Genova, prossima partita in Genova, pareggio di Parma, finisce 1-1, no, 2-1 Parma, attenzione, 2-2 Genova, pareggio di Genova, e finisce così, 2-2, tra Parma e Genova, andiamo a Bologna e Roma, Roma che si trova però in testa, vediamo, la Roma passa in vantaggio per 1-0 a Bologna. Gol del Bologna, Roma 2-0, e la partita può essere sempre su 2-0 nel secondo tempo pure, e vediamo, si va verso la fine partita e finisce sul 2-0 per la Roma. Grande vittoria intercetta per la Roma, che si porta a 24 punti. Ora c'è Lecce Cagliari, Cagliari che vuole la vittoria per superare Juventus, però Lecce passa in vantaggio in Lecce 2-0 Lecce. Nel secondo tempo gol del Cagliari 2-1 e finisce 2-1 per il Lecce, che si porta a quota 20. Ora abbiamo Lazio-Inter, partita molto importante per l'Inter e penso pure per la Lazio, 1-1 per ora. Gol dell'Inter, vince l'Inter, sì. No, 2-3, attenzione, 4-2, mi sa, sì, vince l'Inter, 4-2, l'Inter a quota 16. Ora abbiamo Verona-Napoli, partita importante per il Verona e per il Napoli che se vuole risalire. Il Napoli infatti passa in vantaggio parecchio subito il Verona, attenzione. Siamo verso la fine della partita e la partita finisce 1-1 per 1-1 pareggio Verona-Napoli. Vediamo a la partita Sassuolo-Udinese, Sassuolo-Udinese, partita equilibrata per ora, 1-0 per l'Udinese. Oh, 2-0 Udinese. Finisce così, 2-0 per l'Udinese. Andiamo a Spal Milan, la Spal è una sorpresa per ora, infatti 2-0 contro il Milan, attenzione, il Milan rischia seriamente la Serie B. Spal, il gol 3-1 il Milan, ma non serve a niente, con il 3-1 del Milan, che il Milan arriva a quota 10, meno male, rimane a quota 10, rimane, meno male che Bologna ha perso, se no il Milan rischiava di brutto pure l'ultima posizione. Abbiamo Atalanta-Juventus, l'Atalanta che ha 13 punti, la Juventus ne ha 15, può superare l'Atalanta, la Juventus, vediamo. Ma la Juventus ultimamente sta cercando di salire, sta andando un pochino bene, un po' bene rispetto all'inizio, vediamo come finisce questa partita, infatti sta giocando più la Juventus, sempre pace, ma attenzione pure la Juventus vuole cercare di vincere il suo titolo, sarebbe questa è la prima edizione della serie simulata, quindi sarebbe, tutti vorrebbero vincere il primo anno della Serie A simulata. Abbiamo Sampdoria-Brescia, Sampdoria-Brescia, Samp passa in vantaggio per 1-0.
Sampdoria finisce il gara tra Brescia e Fiorentina-Torino. Fiorentina-Torino. Un gara per la Fiorentina, 2-0 Fiorentina contro il Torino. Vediamo, siamo sul secondo tempo ora. Il gol della Fiorentina 3-0. Di larga la Fiorentina oggi. Finisce 3-0 per la Fiorentina. La Roma si trova ancora prima da sola dopo la giornata. Vediamo. Roma Parma. La Roma sta sull'1-0 contro il Parma. La Roma quest'anno lotta lo scudetto. 2-1 Roma, 3-1 Roma. Finisce sul 3-1 la partita della Roma. La Roma dovrebbe fare il passo falso. Intanto il Verona scrive il suo passo. Potrebbe andare massimo a meno 4 oppure rimanere a meno 5. Vediamo intanto la partita tra Lazio-Bologna. Lazio-Bologna. Qualche Juventus Milan pure, è una partita difficile per il Milan, si aspetta un'altra sconfitta. Bologna intanto passa in vantaggio. Finisce 1-0 per il Bologna. Bologna ferma la Lazio. C'è solo Cagliari. Vediamo il Sassuolo Cagliari. Gol del Cagliari, gol del Sassuolo 1-1. Te uno Sassuolo. Finisce 3-1 per il Sassuolo. La Juventus è lì vicino, lì vicino. La Juventus, siamo unica seguita. Inter ha vinto, se non sbaglio, la scorsa giornata. Vuole continuare bene l'Inter. L'Inter 1-1 sull'1-1 e gol dell'Udinese. Gol dell'Inter, la pareggia 2-2. 2-2, 2-2. L'Inter va a meno 1 dalla Juventus, ancora 17. Genova Napoli. Napoli vuole fare bella figura. E infatti passa in vantaggio a Genova. Gol del Napoli 2-0. Va verso la vittoria in Napoli. Va verso la vittoria in Napoli. E finisce 2-0 per il Napoli. Napoli va verso l'alto. Vediamo la partita tra Sampdoria e Spal. Vediamo il Napoli intanto che va verso l'alto. Napoli si va verso l'alto. Il Napoli 14 punti. Sampdoria va a vincere 2-1. Ma vince 2-1 la Sampdoria contro lo Spal e sale la Sampo, sale la Sampo. Vediamo ora che Juventus Milan. Dai Milan, andiamo a vincere, dai. Azione soltanto del Milan. Attenzione, il Milan attacca. E la pure Juventus Milan. Juventus pericolosa, Juventus pericolosa, che Milan finisce 0-0, pareggio per il Milan è buono, per la Juventus non molto buono. Il Milan è ancora 11 e sale un po' la classifica di una posizione, ma ancora dei gravi Brescia. Vediamo Torino-Lecce, Torino-Lecce. Andiamo a Torino, ci colleghiamo che prossimo vantaggio di Torino. Doppio vantaggio Torino 2-1 finisce qua Torino 2 Lecce 1. Andiamo alla prossima partita Fiorentina Brescia. Milan la guarda molto attentamente questa partita.
Due gare alla Fiorentina, pubblicità lo passi di io per il Milan. La fine stamattina, due gare, il Milan rimane lì, fermo, fermo, sul terz'ultimo posto per lottarsi la salvezza. L'Atalanta-Verona, partita di alti fondi, l'Atalanta potrebbe risalire un pochino e Verona potrebbe avvicinarsi alla Roma. Passi in vantaggio l'Atalanta. L'Atalanta è pareggio Verona, grandissima. Qui Verona cerca di stare vicino all'Atalanta. Scusa, alla Roma. Verona, cioè, finisce qua comunque. Pure la 12ª giornata. Io vi invito a mettere un like al video, condividete, commentate. Iscrivetevi soprattutto al mio canale YouTube, siamo a 94 iscritti, ma altri 6 per arrivare a 100, e a 100 voglio proporvi un video di ringraziamenti. Mi iscrivete, voglio pure che vi iscrivete sulle mie pagine social, Facebook, Instagram, Milanista Pazzo, e se volete pure su TikTok, il Milanista Pazzo Official. Ci vediamo in un prossimo video delle serie simulate, che sarà il settimo, e uscirà il venerdì 10 aprile, uscirà. Quindi seguitemi pure per il prossimo appuntamento delle serie simulate. Io ora vi lascio e questo momento, Forza Italia, e io resto a casa.